Ciao ragazzi, prima di lasciarvi al video vi do un consiglio velocissimo. Se avete bisogno di magliette da calcio, tipo questa, è del Milan, la mia squadra del cuore, ma della vostra squadra del cuore, straniere, tutto quello che volete, tute da calcio, mascherine, cappellini da calcio, veramente c'è di tutto, vi consiglio che è il calcio, ragazzi, guardate lì, che è il calcio, guardate che belle che sono le magliette, le tute, ottima qualità, ottimo prezzo, avete anche lo sconto self, vi lascio il link in descrizione, ragazzi, poi sopra i 79 euro di spesa, spedizione gratuita. Cosa state aspettando? Ci conto, ragazzi, è veramente tanta tanta bella roba. Non so se riuscite a vederla in video, ma a me questa qua è arrivata da poco e mi sto trovando veramente veramente bene. Ragazzi, che il calcio, vi lascio al video. Essere stata influenzata. Quello che resta però è una sconfitta del Milan. Io ti ho sentito ieri in trasmissione, eri scontento non solo per il rigore che ha fatto infuriare tutti i tifosi del Milan, ma eri scontento anche della prestazione. Io ieri credo di aver fatto un'analisi obiettiva, non mi sono aggrappato al calcio di rigore, pur consapevole che comunque il calcio di rigore c'era, ci fosse e quant'altro. Ho dato un 4,5 al Milan proprio perché ho trovato inconcepibile una non partita al di là delle assenze, ma soprattutto in occasione del gol subito, l'ennesimo gol subito su una ripartenza, l'ennesimo gol nato sulla fascia sinistra del Milan, laddove Chiesa contro il Milan segnò due gol partendo da quella fascia che doveva essere presieduta da Teo Hernandez e segnò due gol e fece un assist. Ieri Politano è partito indisturbato dalla fascia sinistra e ha risolto il match col Napoli. Quello che a me ha sorpreso, io al Milan ho dato 4,5 ieri sera, quello che a me ha sorpreso oggi sono certi voti il che dimostra quanto il calcio sia discutibile. Certi voti dati al Milan e a certi giocatori. Il calcio nasce per farci discutere. Il calcio è discutibile, però bisogna dare atto a Tiziano, perché tanti che seguono di più il Milan in questi due mesi hanno, secondo me, sottovalutato, come ha detto tante volte Tiziano, quelli che sono, perché i numeri possono essere oggettivi, però bisogna anche interpretarli. Allora, una cosa è il Milan fino a Natale. Dopo, tra infortuni, calo fisiologico, qualcosa è iniziato ad andare diversamente. Allora quattro il squadre... Milan, il Milan, siccome tu mi hai dato... Il Milan dal alto. 6 gennaio al 14 marzo ha perso 5 partite in campionato. 5 partite in campionato. E quanti giocatori, Tiziano? E ha perso Tiziano? No, ma al di là dell'assenza dei giocatori, che non deve essere una totale giustificazione. Perché prima anche non li aveva, a volte sopperiva. Perché ha sopperito l'assenza di certi giocatori. Tiziano, non a caso il Milan, in nota di merito, ha 17 marcatori diversi, 15 in campionato e 2 in Europa. No, ma poi che non è polemico, è solo per chiudere, perché io Pioli lo stimo tantissimo, e anche ieri ha detto a fine partita che il Milan deve continuare a inseguire il suo obiettivo, che è tornare in Champions, eccetera. Invece mi è piaciuto meno quando, vabbè, un po' stuzzicato, devo dire, più volte, ha tirato fuori il fatto che l'Inter, e secondo me un po' è andato a parlare di cose di casa d'altri che non era il caso, cioè ha preso un certo passo dopo dicembre quando è uscita dalla Champions. Allora l'Inter fino al 14 febbraio, Inter-Lazio, ha giocato tutte le settimane con la partita infrasettimanale. Sia perché una volta era la Coppa Italia con la Fiorentina, una volta col Milan, due volte con la Juve. Cioè nel totale... Ha messo anche l'accento Pioli su una cosa che è legittima. Il Milan è stato falcidiato dagli infortuni. Quello sì, che nessuno lo toglie. Però quando lui dice, per esempio, anche togliete all'Inter Lukaku e Lautaro come Ibrahimovic e Mandzukic, cioè voglio far notare che il fatto che Ibrahimovic non duri tutto l'anno sta anche nel fatto che ha una certa età, che Mandzukic non gioca da un anno, cioè ci può stare nei calcoli. Ho capito. Resta però il fatto che là davanti, come ha detto Pioli, ti manca un centravanti. Certo, ma sicuramente. E non hai delle alternative. Ma Tiziano, Pioli ha fatto i miracoli però, quest'anno, Tiziano, sono d'accordo. Però se ti manca Ibrahimovic a 40 anni, secondo me ho capito. Per noi Ibrahimovic è Lukaku, paradossalmente. Sì.
Però non puoi paragonare Mandžukić a Lautaro. Per l'Inter è Lukaku. Però dico, se Ibrahimovic... aveva fatto 14 gol in 14 però se Ibrahimovic partite. E Mandžukić sono costati solo lo stipendio, è proprio perché avevano quell'età, erano sul mercato in certo modo. Ma lo devi mettere in conto, Tiziano, che se prendi uno di 40 anni, a un certo punto... Ho capito, però c'hai quello sto di 40 rischio, anni ti ha fatto 14 gol in 14 partite. E poi ne vai a prendere uno di 34 e si infortuna anche lui. Che non giocava da mesi. Allora, dove